Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi ci andiamo a provare La Jampire di Ariane ed Evans, che chiaramente io ho in campioncino, no? Quindi prima di proseguire ci guardiamo la sigla e poi dopo aver guardato la sigla ci andremo a vedere quello che dice l'INCI di questo sapone, nonché quello che, diciamo, descrive il produttore sul proprio sito. Ok, quindi adesso sigla! Ok ragazzi, siamo sul sito di Ariane ed Evans, il sito americano, e ho già selezionato la Jampire, che è il sapone che andiamo a provare oggi. Andando a leggere quello che loro scrivono del loro sapone, no? Vediamo che a seguito del loro enorme successo con Asian Plum hanno creato, loro ovviamente scrivono in prima persona, io lo leggo in terza, hanno creato un profumo che può benissimo superare la storia d'amore che c'è stata con la prugna, insomma. E l'Asian Pear, quindi la pera asiatica, ha richiesto 6 mesi di lavorazione e offre una superba miscela di note familiari al cugino della prugna, insomma, l'Asian Plum, no? Ma comunque completamente differente, ok? È un po' meno floreale e dolce, il che non mi dispiace perché a me i saponi troppo dolci non mi piacciono, però non li preferisco, ecco. E comunque condivide alcune delle stesse magnifiche note. La pera, ci sono poi alcune note... La pera, insomma, è quella che risalta. E effettivamente io gli ho dato già una annusata ed è così. Poi ci sono alcune note di frutta secca. Poi tonka, che no, sinceramente non so cosa sia, quindi non fingo di saperlo. Tabacco, sandalo, con un piccolo, diciamo, accenno, un pizzico, ecco, di caffè e note floreali. Ok? Poi, qui, questa è la loro descrizione. In realtà, sulle note proprio, parlano di bergamotto, pera, frutta secca, tabacco, semi di tonka, caffè, jasmine, che sarebbe il gelsomino, legno di sandalo e legno di cedro, ok? L'inci, che ovviamente non c'è sul mio campioncino, è questo qui, ok? Ossia gli ingredienti base del sapone Kaizen. Ce lo leggiamo e poi andiamo a provare questo fantastico sapone. Io non ce la faccio, ragazzi, a dire soap. Dico sapone, perché sto italiano. Oh, siamo tornati, ci siamo visti tutto quello che dovevamo vedere e adesso andiamo senza indugio a provare il sapone. Oggi ho deciso di utilizzare come prebarba il famosissimo olio di jojoba, che vi ho già descritto più volte, che utilizzo moltissimo anche solo come no, idratante per la pelle. L'olio di jojoba, devo dire che non lo uso spesso, anche se qualche volta l'ho già usato, non in video, come prebarba, e funziona benissimo. Non lo uso spesso perché, che succede? Che ovviamente devo ungere le mani. Io vi dico che mia moglie pensa che questa sia una scusa per non lavare i piatti quando le rare volte che li laviamo a mano, ma in realtà è che veramente non mi dà fastidio l'unto sulle mani. Quindi io, no? Mi dà fastidio sentirmi le mani unte. E quindi io, dopo aver fatto questa operazione, devo necessariamente andarmela a lavare con un po' di sapone, perché proprio è una cosa che veramente mi infastidisce. Ed è per questo che normalmente non utilizzo oli
come pre-barba, perché poi devo fare questa operazione tra la sbarbata, no? E tutto il resto. Molto bene. Ma questa è fatta. Il pennello sarà in Roma, così non abbiamo dovuto perdere molto tempo per inumidirlo. Il rasoio sarà Lenson Shaving, il mild, il più gentile dei due che ho. Le lamette saranno le Treat Chromium. No, Carbon, Treat Carbon, ho detto una fesseria. Le andiamo ad aprire insieme, ok? Io perché ho comprato queste Treat Carbon? Perché mi piaceva moltissimo il colore, ok? Anche l'occhio vuole la sua parte. Io vi dico che la lametta, come sempre, mi piace molto questo packaging, che non usa solo la Treat, usano in molti, ma mi piace tanto il fatto che sia nella carta e poi la carta cerata. Sì, può sembrare uno spreco, è vero, ma fa sì che questi produttori non debbano utilizzare colla per mantenere tutto insieme, perché la colla la mettono qui. Quindi una volta la lametta è chiusa, rimane in posizione. Questa cosa mi piace. Parliamo dell'occhio che vuole la sua parte. Guardate quanto è bella questa lametta nera. Tra l'altro c'è scritto Treat for your face, quindi un trattamento per la tua faccia, da tutte e due le parti, e abbiamo un 1-3-1-3, 2-4, per quelle persone che sostanzialmente ruotano la lametta tra una sbarbata e l'altra, cosa che secondo me, questo è il mio pensiero, ma non è detto che sia la verità, secondo me non è poi una cosa che cambia granché il rendimento della lametta. Ok, il rasoio è armato e ci andiamo a fare il nostro montaggio in ciotola. Ok, andiamo a prelevare con la manina un po' di questo sapone, che è una crema. È una crema. Ce lo andiamo ad annusare e la pera si sente veramente molto, no? Abbiamo visto che questo è la base, è quella del Kaizen, del sapone Kaizen. Hanno preso il Kaizen, ci hanno unito le Kaiser, le pere Kaiser, e hanno ottenuto questa profumazione fantastica. Adesso andiamo a vedere che succede quando lo bagniamo, perché in realtà mi aspetto che poi si esploda la pera, ma si inizino a sentire tutte le note di fondo, no? Che sono i vari legni. Eccola, la pera, già così, ecco, smuovendola, è arrivata al mio naso e vi devo dire che è veramente particolare, eh? È veramente una profumazione buona. Guardate poi dopo il montaggio. È dolciastro, ma non eccessivamente. Il legno di sandalo si sente, il legno di cedro io lo sento un po' meno. Insomma, comunque è una profumazione complessa nella sua semplicità, nel senso che rimane comunque sempre la pera. Ok, guardate che bello, rimane comunque sempre la pera come re incontrastato di questo sapone, ma alla fine, no, si sentono tutte queste altre note che gli aggiungono, di fatto gli aggiungono particolarità, lo rendono particolare, no? Cioè, voglio dire, se loro effettivamente avessero preso semplicemente l'essenza della pera così fine a se stessa, sarebbe stato un sapone alla pera
avrebbe potuto replicare sostanzialmente chiunque come profumazione. Invece, aggiungendogli queste note in più, hanno ottenuto una cosa unica che secondo me funziona molto bene, veramente molto bene. Lo mettiamo sul vivo. Il montaggio vi dico che è eccellente, cioè la consistenza del montaggio io non avevo mai provato un Ariane Evans ed ero curioso. È vero che sono saponi che in Italia non costano un indifferente, ma sono saponi artigianali di altissima qualità. Questo è quello che descrive il sito, ma in realtà è confermato da tutti gli altri che come me li provano. Quindi io cosa posso fare se non confermarvelo? A meno che a me non piaccia, no? Però vi dico che già il profumo è ottimo. Il montaggio mi sta piacendo, quindi mi aspetto che insomma poi dopo il risultato finale sia assolutamente di mio gradimento. Adesso proviamo la scorrevolezza, chiaramente quella finché non ci appoggio il rasoio non la sento, e la protettività. Evviva! Andiamo subito dritti al dunque. Scorrevolezza c'è, ottima, 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 ottima. La protettività anche, mi sembra. Guardatelo, togliamo la luce. Guardate quanto bel pelo. Ragazzi, c'è veramente poco da dire. Continuiamo la sbarbata, ma il sapone è già promosso e sono certo che è un sapone che dovrò acquistare nel formato grande perché va tenuto, ok? Va tenuto. E sono curioso, sarei curioso, cosa che non ho potuto fare, di provare anche l'after. Perché secondo me insieme sono una bomba. Perché dico questo, ragazzi? Perché io, nonostante non lo conosca After,
ma ritengo che vada a ricalcare, no, la profumazione del sapone da barba, probabilmente saltandola anche. Ora, per chi come me, quando poi dopo fa la barba, difficilmente va a mettere il profumo, perché gli piace sentire l'after veramente, si ottiene che andate in giro con una profumazione che non è consueta. E c'è poco da fare, anche i profumi sono mode, no? E quindi se oggi tutti quanti utilizzano quel particolare profumo di una marca piuttosto che di un'altra, sono tutti abituati a sentire quel profumo. E quando tutti sono abituati a sentire un profumo che non è questo, alla pera, questo alla pera risalta moltissimo e quindi evidentemente ci andrà a identificare, no? A differenziare dalla massa, cosa che una persona appassionata di rasatura tradizionale, nonché di vintage, necessariamente fa, si differenzia dalla massa, no? Per la massa utilizzare un rasoio di sicurezza con il rischio di tagliarsi. Non ha alcun senso, mentre per noi è poesia. Allora, secondo me, no? Io mi vado a mettere questo Asian Pear, questa pera asiatica, sul viso, magari con una profumazione leggermente persistente, che può essere quella dell'after, e chiaramente, ragazzi, abbiamo vinto. Già abbiamo vinto in partenza, c'è poco da dire, c'è poco da fare, anche se noi siamo poi dopo. È uno spettacolo, ragazzi. Sembra che poi è una bella pera dolce, è dolce come. Io adesso sono curioso di provare la Jean Plum, no? Perché se loro hanno detto sul sito che la Jean Pear è meno dolce della Jean Plum, chissà quanto è dolce la Jean Plum, perché questa è dolce, eh? È una profumazione molto dolce, ma molto piacevole. Veramente, veramente piacevole. Mi stupisce sempre quando provo cose al frutto, a un frutto, qualunque esso sia, ananas, banana, mi stupisce tanto l'inconfondibilità della profumazione. Io non so se la motivazione è devoluta a come viene lavorata la fragranza, ma diciamo che la frutta esplode veramente nel naso. Sempre, sempre, sempre. Questa è una cosa che è una mia sensazione che ho sempre quando annuso della frutta, diciamo dell'essenza alla frutta, una cosa che profuma di frutta, non il frutto stesso. Si ha la sensazione che la frutta esploda nelle narici. Certo è che uno potrebbe dire, certo, alla pera, cioè che profumo è alla pera? Chi ci va in giro con la pera sulla faccia? Io ci andrei.
Ragazzi, abbiamo fatto due passate, ora facciamo la terza, così ci otteniamo un bel BBS. E qui ancora c'è roba, però insomma il sapone è assolutamente promosso, eh? Il soap, visto che è americano, chiamiamolo soap, dai. Il soap è veramente promosso, eh? Sono assolutamente soddisfatto di tutte le doti meccaniche e non meccaniche, olfattive, insomma. Che poi, mano a mano che decanta, cioè che rimane montato, la pera un pochino si affievolisce dando spazio alle altre note, il che non è male. Ragazzi, se voi poteste sentire cosa è sulla pelle. Ecco, questo era di una precedente sbarbata, quindi non è nuovo. Io voglio dargli un'altra bottarella, perché ecco qua, adesso sì, la sentite? Che adesso sì. Va bene. Allora, io l'after avevo pensato di usare il profumi di Napoli, perché così oggi è stata una sbarbata gentile, abbiamo usato un rasoio particolarmente gentile. Le treat si sono comportate benissimo per quanto mi riguarda. Abbiamo usato anche un olio che idrata molto all'inizio della sbarbata e quindi un bel after gentile alla nocciola. Questo profumo di nocciola veramente. Io lo vedo indicato, anche se non c'entra niente con la pera. Molto bene. Allora, signori, anche oggi la barba è fatta, sono pienamente soddisfatto. Per me è un'ottima sbarbata, è stata oggi veloce, ma un'ottima sbarbata. Spero che sia piaciuta anche a voi e vi dico che tutto quello che ho provato chiaramente lo trovate in descrizione. Il sapone, il soap, l'ho comprato sul sito di Maggard Razors, quindi mi è arrivato dagli Stati Uniti, ma evidentemente se non volete comprare il campioncino e volete comprare il sapone e il soap intero, la scatola intera, vi suggerisco di andarla a prendere in Italia, non dagli Stati Uniti, perché poi ci pagate le tasse importazione. E quindi io vi metterò un link chiaramente affiliato, ma
Se non volete comprarla da lì, compratela da dove vi pare, ma secondo me è un sapone che potete comprare quasi a occhi chiusi, ok? Se vi piacciono queste profumazioni particolari, perché non è certamente una profumazione scontata, potete farlo. Trovate tutto in descrizione qui sotto. E con questo anche per oggi è tutto, mi stavo impicciando tantissimo. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e se non volete perdere successivi video iscrivetevi al canale e attivate la campanella di notifica. E quindi anche oggi ci vediamo più vecchi. Ciao!